Italia 2015 Special Edition. Non può mancare a questo appuntamento la Micro Hard, e con me c'è Fabrizio Rigo, co-amministratore delegato dell'azienda, insieme ad Andrea Montanari. Fabrizio, tu sei praticamente un volto nuovo per gli amici di Vending TV e Vending News. Presentati in un minuto facendo il tuo esordio attraverso i microfoni di Vending TV. Sì, sono un volto nuovo, per modo di dire. Diciamo che nel vending sicuramente la mia esperienza risale a più di 30 anni fa. Probabilmente le persone del vending, gli amici del vending ricordano la vecchia OTR, che è stata probabilmente la prima azienda a produrre un sistema di pagamento per il mercato italiano. Ma tu sei anche ricordato per aver inventato le schedine di plastica con i puntini, la tesserina, che hai venduto per centinaia di migliaia di pezzi, direi. 2 milioni al mese, per cui insomma sicuramente un bel risultato. E chiaramente la tecnologia è cambiata, si è evoluta nel tempo, quindi insomma le tesserine in plastica sono andate, come dire, scomparendo, perché c'è stata un'evoluzione del sistema di fatto, e siete approdati a un nuovo concetto aziendale attraverso la Micro Hard. Che cos'è la Micro Hard? La Micro Hard è una società sul mercato già da diversi anni, sicuramente specializzata in elettronica di alto livello, elettronica industriale. E oggi per costruire qualsiasi tipo di prodotto ci vuole un'elettronica affidabile che controlli e faccia funzionare i prodotti. E diciamo, la collaborazione della mia esperienza con Micro Hard ha fatto nascere dei prodotti specifici per il mercato del vending, e contiamo di fare un ottimo lavoro in tal senso. Come Micro Hard siamo diventati anche Coinco Italia, quindi siamo distributori esclusivi di Coinco, una gettoniera rendiresto a 6 tubi con le performance, diciamo, anche della segnalazione, della presenza del cache all'interno dei tubi, una configurabilità totale. E l'abbiamo integrata con i nostri sistemi di pagamento, anche quelli sicuramente abbiamo cercato di dargli una pennellata a 360 gradi sulle opzioni e sulle possibilità che offriamo al gestore per un controllo totale della gestione. Quindi gli facciamo controllare tutti i dati sensibili che i gestori sono interessati ad avere per avere il controllo della propria azienda, e abbiamo opzionato il fatto che i nostri sistemi possano accettare qualsiasi tipo di supporto. Oggi la tecnologia lo permette, abbiamo costruito anche un piccolo sistema per l'OCS. Ecco, io aspetta, ti interrompo, mi metto da quest'altra parte per fare in modo che il cameraman possa andare a inquadrare il frontalino di questo sistema di gestione del credito. 30 secondi per poterlo descrivere. Ecco, come tutti gli altri sistemi che appunto hanno un controllo globale, anche questo ha un controllo globale sulla vending machine. È adatto per le piccole vending machine OCS, che sicuramente è un mercato che si sta evolvendo. E oltre l'accettazione della chiave elettronica, del tag, della carta ricaricabile e della carta usa e getta, che è un formato, diciamo, che si rifà un pochino alle vecchie tesserine coi punti, e può accettare anche un gettone elettronico, il quale può essere incassato a fine credito. Quindi che cosa significa? Significa che non hai la preoccupazione del deposito cauzionale, perché puoi vendere questo supporto. Per esempio, un cliente vuole un gettone da 5 euro, inserisce 5 euro, c'ha il suo gettone da 5 euro. Quando lo ha scaricato completamente, quindi ha acquistato per il suo valore, il gettone viene incassato dalla gettoniera e non viene restituito al cliente, ma viene restituito al gestore per la possibilità di rielaborarlo, ricaricarlo e ridistribuirlo. Bene, nel frattempo io approfitto di questa posizione strategica. Fabrizio, spiega un attimo come funziona questa Guardian, la nuova rendiresto della Coinco, che vedo a 6 tubi. Ecco, spiega un attimo che cosa esponete in questa vetrina. In questa vetrina esponiamo una rendiresto Guardian di nuova generazione, completamente rivoluzionaria rispetto alle prime Guardian uscite nella prima fase di produzione, rivista in tutte le varie funzioni tecniche. Ha a bordo direttamente l'IRDA per il rilevamento dati, cosa molto richiesta dal gestore italiano. È sempre più utile.
è sempre più utile. Immediatamente il display visualizza, non in questo caso perché è spenta, per cui visualizza immediatamente la cassa contenente nella rendiresto, perché ha dei sensori che praticamente rilevano la presenza delle monete, quindi l'altezza della presenza moneta nel tubo, e di conseguenza dà l'esatto valore con una tolleranza di una moneta di tutto quello che c'è in cassa. Fabrizio, infine, tu ci hai detto che MicroHard è specializzata non solo in sistemi di gestione del credito, ma anche in produzione, e anzi progettazione e costruzione di distributori automatici di tipo personalizzato. Sì, diciamo che una parte della nostra società si occupa proprio di macchine su richiesta, quindi distributori automatici. Esattamente, sono distributori automatici non usuali, nel senso che non sono prodotti dai grossi player che ci sono nella distribuzione automatica, ma sono macchine di nicchia. Per esempio un nostro partner, un nostro cliente è Reckitt Benckiser, che tutti conoscono col marchio Durex, e tutte le macchine, diciamo, prodotte, presenti nelle farmacie, sono prodotte dalla nostra società. E attualmente facciamo anche proprio dei negozi automatici di una certa importanza per loro, e questo tipo di prodotto invece è esteso anche oltre quello che è il marchio Durex. Infine, quello che per voi è un cavallo di battaglia, come si chiama? Dunque, il cavallo di battaglia dell'azienda è sicuramente il sistema di geolocalizzazione Z-Box. La società MicroHard è piuttosto famosa per questi sistemi di geolocalizzazione e niente, siamo partner Telecom per questo. Tutte le panda che si vedono girare, diciamo, per l'Italia, le panda rosse, hanno questa Z-Box incorporata. Spiegaci come funziona in 30 secondi, mi pare di vedere, eccolo qui, mostriamolo. La Z-Box è una scatolina nera che in realtà, diciamo, niente di che, però ha tanta tecnologia all'interno. È un sistema satellitare con GPRS incorporato, è disponibile un pulsante di SOS che serve in caso di allarme, di malessere del dipendente o di nel caso che magari la macchina abbia dei problemi oppure con del valore denaro in carico e magari uno viene aggredito da un malintenzionato. A questo punto c'è un portale di un nostro partner romano che si chiama Viacom, e in 10 minuti le forze dell'ordine sono sul posto. Quindi c'è tutto un sistema gestionale, un back office, oltre al prodotto con la scatolina nera che sembra niente, però sì, no, infatti è un grosso lavoro, diciamo, a posteriore, sì, alle spalle. Infatti io guardavo, ecco, mentre tu la mostravi, cercavo di capire, è estremamente piccola, ci sono le varie porte con quella dell'antenna per poter essere facilmente integrata all'interno di un cruscotto, e quindi questa può essere comodamente inserita all'interno di furgoni o anche automezzi di caricatori, ovvero addetti al rifornimento di distributori automatici e tecnici che si occupano di distribuzione automatica. Senz'altro, addirittura può essere montata proprio anche all'interno dei distributori automatici, di vending machine o apparati di vendita, casse automatiche, dove geolocalizza, diciamo, la vending machine, può mandare dati di ogni genere, anche contabili, e soprattutto, diciamo, essendoci anche i sensori di movimento, qualsiasi tipo di aggressione alla macchina può essere segnalato tempestivamente. E il futuro in termini di comunicazione? Speriamo, sì. Credo proprio di sì, è di fatto anche piuttosto piccolo, è un apparecchio estremamente contenuto, compatto. Bene Fabrizio, allora intanto io ti ringrazio per la cortese collaborazione, ti lasciamo ai clienti che nel frattempo arrivano e stanno cortesemente, non passano davanti alla telecamera così come in genere spesso accade, e nel frattempo noi continuiamo alla ricerca di altre novità presentate qui a
Italia 2015 in questa edizione che non so se chiamare speciale o limitata. Di fatto è una edizione più piccola, più ridotta di questa manifestazione che avviene in genere negli anni pari. In questo anno dispari, in concomitanza con l'apertura di Expo e Tutto Food, si è inserita anche per catturare l'attenzione di molti ospiti stranieri, che tu mi dicevi... Stravending, sì. Esatto. Ho ricevuto molti clienti stranieri, sì. Bene, allora... la prima giornata, per cui auspichiamo un buon esito anche nei prossimi giorni. Un buon numero di contatti. E allora Fabrizio, io ti lascio al tuo lavoro, saluta pure gli amici di Vending TV e VendingNews.it. Grazie mille, è sempre un piacere parlare con Fabio, grazie tante. È per me un piacere poter fare in modo da farti presentare le novità agli amici che ci seguono quotidianamente attraverso il nostro portale VendingNews.it con VendingTV.it. Fabio Russo con la sua telecamera, il suo microfono, continua.